Ilenia Carrisi, la scomparsa. Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di leggere diverse interviste che riguardano la scomparsa di Ilenia Carrisi e le ipotesi circa una nuova vita da qualche parte in giro nel mondo. Ricordiamo che la figlia di Albano e Romina è scomparsa nel 1993 nella città di New Orleans. Cosa sia successo alla figlia di Albano al momento sembra essere un vero e proprio mistero. Nessuno sa dove si trova, anche se le ricerche di Ilenia non si sono mai fermate. In questi anni, inoltre, non sono mai mancate ipotesi secondo cui Albano Carrisi e Romina Power possono aver strumentalizzato in qualche modo la scomparsa della figlia o che potrebbero essere proprio loro a tenerla nascosta, alimentando il mito, ma il tutto non finisce qui, dato che oggi a tenere banco nel mondo del gossip troviamo una dichiarazione di Albano Carrisi proprio sulla figlia Ilenia. Albano ha rapito Ilenia. Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, sono state tantissime le notizie pubblicate in merito alla scomparsa di Ilenia Carrisi. Recentemente, non a caso, ecco che a tenere banco nel mondo del gossip vi era la segnalazione della televisione spagnola Telecinco, dove è stato raccontato come vi sarebbero delle testimonianze di persone che raccontano di aver visto Ilenia a Santo Domingo, insieme all'uomo che sarebbe suo marito. Albano Carrisi ha definito quelle dichiarazioni riprovevoli, ma ecco che oggi lo stesso cantante di Cellino San Marco ha rilasciato una dichiarazione scioccante e ha lasciato tutti senza parole. Possibile che il cantante abbia rapito la figlia? Ecco la risposta di Albano Carrisi. Pretendeva pure di intervistarmi. Albano Carrisi ha sempre cercato di parlare poco e in modo rispettoso della figlia Ilenia, quasi un tentativo per difenderla da tutte le notizie che sono state pubblicate sul suo conto nel corso degli anni. Non a caso, ecco che lo stesso Albano Carrisi in occasione di una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha raccontato un evento del passato che nessuno conosceva e che ha lasciato i fan scioccati. In particolar modo, Albano Carrisi parlando della figlia Ilenia ha raccontato: poco dopo la sua scomparsa l'inviato di un TG prestigioso sosteneva che io tenessi Ilenia sequestrata in casa per farmi pubblicità. Pretendeva pure di intervistarmi. Albano Carrisi, decisione drastica, il suo ristorante rimarrà chiuso. Le tenute di Albano Carrisi a Cellino San Marco Brindisi sono un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di viaggi in Italia e all'estero. Sono tantissimi i visitatori ogni anno, ma proprio il 2020 sarà certamente ricordato come un'annata da dimenticare. La colpa è della pandemia da coronavirus che, per la sua gravità e per le sue proporzioni, ha costretto a drastici cambiamenti. Uno dei cambiamenti più significativi è stato vissuto e per molti versi viene ancora vissuto dal settore della ristorazione. E proprio in funzione di questo momento storicamente ed economicamente molto complicato, Albano Carrisi ha diffuso una comunicazione ufficiale sul ristorante delle sue tenute. L'apertura, per il momento, è impensabile. Vediamo tutti i dettagli. Il maestro Carrisi felice per la figlia Yasmin. Dopo aver toccato un argomento molto triste per via della scomparsa della figlia Ilenia, Albano ha proseguito l'intervista per Il Fatto Quotidiano mostrandosi gioioso. Per quale ragione? A quanto pare la sua quintogenita Yasmin è pronta a seguire le sue orme nel campo della musica. Inoltre, in questi giorni la 19enne ha fatto un regalo molto gradito dal genitore, ovvero si è tolta il piercing all'ombelico. Albano e il nuovo brano dedicato alla terra. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Albano ha parlato a lungo dei suoi progetti futuri dopo il fermo forzato a causa della pandemia da Covid-19. Il professionista salentino vuole realizzare una canzone. Mamma Terra violentata dall'umanità, questo dovrebbe essere il titolo, chiedendo la collaborazione dei colleghi. Tra questi dovrebbero esserci,
Massimo Ranieri e Gianni Morandi, Jax, Rovazzi e Gali. Infine il maestro Carrisi è tornato sulla vicenda dinosauri, uffa, quella dalla veniera era una battuta.